Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, sono Daniele e oggi voglio parlare con te dei maggiori problemi che affronterai quando passerai a vendere da 100 euro al giorno a 1000 euro al giorno su eBay. Resta con me. Innanzitutto ti ringrazio per vedere questo video e ti chiedo semplicemente di mettere like e iscriverti al canale, così mi aiuterai a crescere. E oggi voglio parlare con te di dropshipping su eBay e soprattutto delle problematiche legate quando vai a scalare questo tipo di business, o comunque in generale qualsiasi tipo di business eBay, e vai a passare da una cifra di 100 euro al giorno a 1000 euro al giorno di vendite, perché ovviamente cambia il tipo di approccio su eBay e le azioni che devi fare in base alla quantità di oggetti venduti e soprattutto alla mole di volume che vai a vendere. Ma iniziamo subito. I maggiori problemi che andrai ad affrontare sono innanzitutto le spedizioni, perché ovviamente se vendi 10 volte in più avrai 10 volte le spedizioni in più, a meno che non vendi oggetti costosi, ma sono pochi i casi. Solitamente si vanno a vendere in dropshipping molti oggetti di prezzo medio, quindi andrai ad affrontare una mole di spedizioni maggiore, quindi dovrai rafforzare la tua struttura di evasione ordini, poiché se vendi 100 euro al giorno andrai a evadere 3-4 oggetti, se vai a vendere 1000 euro al giorno ovviamente andrai a evadere 40-50 oggetti, e ti serve chi evade questi ordini in tempi rapidi, perché prima li ordini dal tuo fornitore prima di arrivare al cliente finale. Ed è importantissimo su eBay rispettare le tempistiche, perché ovviamente devi rientrare nelle metriche, sennò eBay ti abbassa la visibilità. Quindi quello che dovrai andare a fare prima di scalare il business a questa cifra è rafforzare la tua struttura di evasione ordini, mettere qualcuno a evadere gli ordini durante il giorno, non solo 2-3 ore la mattina, ma evadere a spezzoni mattina, pomeriggio e sera, poiché ovviamente gli ordini non arrivano tutti uniti. Se per esempio fai dropshipping da Amazon a eBay, quello che faccio io è dividere gli ordini in 3 volte al giorno, quindi chi evade gli ordini li va a evadere la mattina, il pomeriggio e la sera. Questo perché utilizzando Amazon, che ha un tipo di spedizione molto veloce, o comunque anche altri suppliers che hanno una spedizione veloce, prima ordini, prima loro spediscono e prima il cliente riceve l'articolo. Quindi vado a mettere una spedizione molto veloce su eBay, ovviamente devo andare a rispettare. E uno slittamento di sole 10 ore può causare diverse problematiche. Oltre la spedizione può causare fuori stock, oggetti fuori stock, perché in siti come Amazon, in magazzini come Amazon, gli oggetti vanno e vengono molto velocemente. Quindi è molto importante evadere gli ordini il prima possibile. Un altro problema che ti andrà sicuramente a toccare sono le truffe, gli scammer. Questi possono avvenire anche se vendi poco, ma più vendi più ci sono le probabilità che ti capitano dei truffatori che ti aprono delle controversie. Quindi prima che scali il business devi conoscere bene il sistema di controversie, il sistema di PayPal, come ti protegge, le condizioni, come affrontarle e come assicurarti di vincere sempre. Ho fatto tra l'altro una settimana fa un video dedicato alle truffe eBay, fatelo a vedere, sia che tu sia cliente che tu sia venditore, affronto diversi passi su come evitare le maggiori truffe su eBay. Se hai bisogno poi di informazioni o vuoi metterti in contatto con me, mi puoi contattare su Instagram, ti lascio il link in descrizione, o via email, che è sempre in descrizione. Un altro punto molto importante è andare a rafforzare il customer care, l'assistenza ai clienti, perché ovviamente se vendi 100 al giorno avrai magari un messaggio al giorno, due messaggi al giorno, ma se vai a vendere 1000 oggetti al giorno dovrai andare a rispondere a 15 messaggi, 20 messaggi, e dovrei farlo in maniera veloce, perché un'assistenza ai clienti più veloce ti, oltre a lasciare soddisfatti i clienti, dà più visibilità su eBay, perché eBay vede che sei un venditore veloce, sei un venditore che dà assistenza veloce, soprattutto lasci soddisfatti i clienti e quindi ti dà più visibilità e abbassa anche la percentuale di possibilità che tu venga bannato. Quindi è importante che vai a rafforzare, prima che vai a scalare il business su eBay,
il customer care, quindi metti una persona a fare assistenza ai clienti e rispondere ai messaggi entro 12 ore, sarebbe l'ideale da quando un cliente ti cerca. Un altro punto importante da tenere in considerazione, andiamo un attimo nei punti un po' più salienti, sono PayPal, perché ovviamente, come saprai, come hai visto anche nei passati video, PayPal può essere anche un grosso problema per il tuo business, con le limitazioni, con le controversie, con i soldi in sospeso. Quindi ovviamente quando andrai a scalare il business cambierai le tue abitudini su PayPal potrebbe trattenere i tuoi soldi, potrebbe sospenderti l'account, potrebbe metterti in revisione, quindi devi partire a scalare, che già conosci il sistema di PayPal, che hai già la documentazione pronta che potrebbe chiederti. Ho fatto molti video nel mio canale, te ne lascio qualcuno in descrizione, vatteli a guardare perché affronto più o meno a 360 gradi PayPal e i processori di pagamento. Quindi ti dovrai preparare la documentazione e qualsiasi problema che potrebbe nascere, perché ovviamente non è mai piacevole avere i soldi bloccati e ovviamente dovrei avere del capitale per affrontare, per evadere degli ordini mentre PayPal ti revisiona il conto o mentre risolvi eventuali problematiche. Non è detto che capita, ma devi essere pronto e soprattutto devi avere del capitale, perché ovviamente se hai 30 ordini, 40, 50 ordini al giorno, ti ritrovi con il conto bloccato, non hai soldi per evadere gli ordini, ovviamente danneggi il business, lo puoi anche fare fallire, perché degli ordini non evasi ti causa l'account, il base sospeso, oltre a un sacco di feedback negativi e controversie. Un altro punto da tenere in considerazione quando si va a scalare sono le restrizioni eBay. Se vai a scalare troppo velocemente o se cambiano le tue abitudini su eBay potrebbe sospenderti il conto o metterlo in revisione. Questo è assolutamente da evitare, perché se con PayPal è abbastanza semplice passare, se sei regola, passare tutte le revisioni, con eBay è un problema. Ci sono altre probabilità che ti sospenda perennemente l'account, ci sono altre probabilità che anche se dai la documentazione non ti sblocca l'account, e soprattutto quando si fa dropshipping su eBay, magari utilizzando Amazon, dare la documentazione esatta per chi non ha esperienza può essere complicato. Se ti ritrovi in una situazione del genere puoi contattarmi via email o via Instagram, io posso sicuramente aiutarti con le restrizioni eBay e posso indirizzarti sulla strada giusta. Quindi prima che scali vai a vedere tutti i miei video, cerca di capire come evitare le sospensioni eBay, perché è assolutamente da evitare, che eBay ti mette in revisione il conto. Questo ovviamente l'ho affrontato negli altri video, non vado ad approfondire, poi trovare altri video in descrizione dove parlo delle sospensioni dei più comuni e come evitarle. Questo che sto dicendo non deve scoraggiarti, non deve essere, diciamo, una scusa per evitare di scalare il business o di iniziare, ma deve essere semplicemente una consapevolezza e deve essere anche una forma di adattamento, ti devi adattare per iniziare a scalare questo business, devi sapere come farlo correttamente. Io ho imparato sulla mia pelle, ho affrontato tanti problemi, ma tu hai la possibilità di evitarli andando a vedere i miei video o contattandoli, poiché se parti dall'inizio in modo corretto eviti un sacco di grattacapi, come le revisioni, come le sospensioni, dovete iniziare da capo. È assolutamente possibile scalare eBay, ma devi sapere come farlo, evitandoti passare da 100 a 1000 in due giorni, andando sempre gradualmente da settimana in settimana e creando storico. Ovviamente un altro problema che ti si presenta sono i limiti di eBay, i limiti di vendita, perché se vendi già su eBay sai che abbiamo già tutti dei limiti di vendita, o perlomeno gli account nuovi, alcuni account vecchi non li hanno. Ovviamente se devi vendere 100 euro al giorno ti bastano 500 oggetti di limite, ma se devi andare a vendere 1000 euro al giorno te ne serviranno 10.000, te ne serviranno 15.000, quindi devi andare a incrementare questi limiti. Lo puoi fare contattando Assistenza eBay Italia, anche se è un po' più complesso. Ti iscriviti al canale perché pubblicherò una guida e ti farò vedere live come si incrementa i limiti in modo veloce e immediato senza contattare l'Assistenza Italia.
ed è molto più semplice, ti permette di aumentare i limiti molto più velocemente, perché teoricamente li puoi aumentare una volta al mese. Io ti farò vedere come aumentarli ogni 10 giorni circa, progredendo in modo esponenziale alla scalabilità del tuo business. Quindi iscriviti, metti like e rimani sempre aggiornato per eBay. Spero che questo mio video ti sia stato utile, ti ringrazio per averlo visto fino alla fine. Ciao, alla prossima!